Grande soddisfazione stamattina, non una inaugurazione, ma una presentazione dei lavori effettuati per dare la possibilità a quanti ne hanno voglia o a quanti ne avessero voglia anche nel prossimo futuro di visitare questi siti storici che sono una meraviglia e raccontano la storia dell'agro nocerino sarnese. Siamo al Museo Provinciale, alle porte del convento di Sant'Antonio, un sito appunto provinciale che vogliamo riaprire, restituire alla città, ma in realtà cercare di informare i cittadini per accogliere di più le scolaresche, le associazioni, un sito che grazie alla consigliera provinciale Anerita Ferrara e con la collaborazione ovviamente del sindaco Francesco Morra, consigliere provinciale e delegato alle rete di Pellezzano, delegato alle rete museali, sta lavorando molto su questi siti. Soddisfatta, ma non bisogna fermarci, quindi essere fiduciosi, essere contenti per quello che siamo riusciti a portare a casa, a realizzare, ma deve essere il motore propulsivo per ripartire, per garantire una massima fruibilità, ma soprattutto di valorizzazione a questo posto. Questo posto racconta la nostra storia, racconta ciò che era l'antica Nuceri e quindi ci restituisce quello che noi siamo, il frutto, il prodotto di quello che eravamo, di quello che siamo noi oggi. Lavori di manutenzione ordinaria sono stati presentati stamattina, abbiamo valorizzato un po' questo posto cercando di recuperare un po' la pinacoteca perché era colpita da conseguenze delle intemperie, quindi l'abbiamo ritinteggiata, abbiamo apposto a fianco alle opere che sono ubicate appunto all'interno della pinacoteca delle didascalie, assenti non c'erano, abbiamo cercato un po' di valorizzare le vetrinette che appunto contengono reperti e opere dell'antica Nuceria, di tutto l'agro nocerino sarnese, con un po' di illuminazione, quindi abbiamo cercato di dare un po' di miglioria, un po' di riqualificazione, abbiamo riqualificato un po' questo posto. L'amministrazione provinciale sta intervenendo in questi mesi su diversi siti, noi teniamo la Pinacoteca Provinciale a Salerno, il Museo Archeologico Provinciale, l'area archeologica di Fratte, Villa Guariglia a Raito, il museo presso la Certosa di Padula, abbiamo tanti siti della provincia di Salerno che sono gestiti dall'amministrazione provinciale, molte volte abbiamo pochi fondi a disposizione per gli interventi di manutenzione, però con il supporto delle amministrazioni locali stiamo riuscendo a dare dignità ai musei, che è un luogo che vive in eterno. Il nostro obiettivo primario è quello di poter restituire una fruibilità di un luogo al di là dei singoli eventi spot che sicuramente sono meritevoli per poter far conoscere un luogo, ma chiunque voglia venire a trascorrere delle ore, che sia qui, che sia negli altri luoghi di Nocera, deve poterlo fare a prescindere dagli eventi organizzati, ma con una quotidianità e una sistematicità che finora erano un po' perse.